Siamo con Giuliano Cleppo e Andrea Pellegrino. Allora, buona la prima per quanto riguarda il doppio, però domani sarete avversari. Com'è essere il giorno prima compagni e poi rivali? Partiamo da te, Giuliano. Ma penso che sia una cosa abbastanza normale, nel senso che può capitare durante i tornei di dover giocare il giorno prima con il compagno di doppio e il giorno dopo contro il proprio compagno. Mi spiace che sia proprio lui, però diciamo che prima o poi doveva capitare, quindi niente. Dispiace perché siete amici oltre che condividere la passione appunto per il tennis, passione che sta diventando professionistica. Sì, ovviamente dispiace perché con tutti gli avversari che ci sono è stato un po' un sorteggio sfortunato giocare contro, sia perché siamo amici, perché siamo compagni di doppio, quindi nel senso, però come ha detto già lui succede, quindi così funziona questo sport e niente. Parliamo di questo torneo, la Save Cup. Come avete trovato l'accoglienza, il tennis club Mestre? Insomma, che impressioni generali avete avuto? Ma io la prima volta che vengo qua mi è sembrato tutto molto, molto bello. Diciamo, i campi sono quasi perfetti, sono ben tenuti, si mangia bene sopra, l'organizzazione è a posto, i campi c'è sotto per le racchette. Cercano di fare il meglio che possono, i campi è tutto abbastanza, diciamo, organizzato bene, quindi è molto facile, piacevole venire qua. Sì, penso che comunque sia anche per me la prima volta, penso sia un torneo ben organizzato, come ha detto già Giulian, i campi, non è facile trovare dei campi in terra così, così fatti bene qui in Italia. Penso che il tempo è anche bello, si gioca bene, ci sono delle belle condizioni, le persone sono gentili, quindi penso sia un bel torneo. Parliamo ora di voi, della vostra carriera. Iniziamo da te, Giulian. Tu sei figlio d'arte perché tuo padre Giovanni era tennista, ha giocato anche ad altri alti livelli, e se vai avanti così rischi, fra virgolette, di trovartelo come commentatore in una tua partita. Ma speriamo che un giorno possa succedere una cosa così, sarebbe veramente un onore e un piacere. E niente, io cerco di viverla al meglio, di godermela più che posso, e se un giorno dovrà arrivare ad alti livelli sarò ben contento di giocare quei tornei, quei tipi di tornei lì. Anche tu, Andrea, sei molto giovane, però hai un palmarès piuttosto interessante, anche se ti stai affacciando al professionismo, dai, parlo del palmarès da juniores. Sì, diciamo che ho avuto una piccola carriera junior abbastanza positiva, ho giocato a buoni livelli sia ad under 18 che under 16, under 14, però nel senso conta, ma conta poco la carriera junior, quindi spero di poter fare una bella carriera, diciamo, da professionista. Aspettative per questo torneo? Ovviamente continuare a vincere, però si sa, ne vince uno solo. Giulian, che dici? Purtroppo ne vince uno solo. Io cercherò di dare il massimo e vediamo come andrà. Se andrà bene, meglio, se andrà peggio, non importa, si continua ad andare avanti sulla propria strada. Sì, come hai detto tu prima, purtroppo vince solo uno, quindi non si può neanche pareggiare in questo sport. Si fa il massimo, poi ovviamente se va male, si gioca tutte le settimane, il bello di questo sport è che ti puoi rifare ogni settimana. Non succede nulla. Dopo questo torneo, quali altri impegni avrete per quest'anno, per questa stagione? Ma prossimamente sicuramente andrò a fare le qualificazioni del Challenger di Vicenza e probabilmente anche il Future a Padova. Adesso più avanti non lo so, perché dobbiamo ancora finire il campionato di Serie B nazionale. E vediamo, forse non ho ancora fatto bene la programmazione, quindi dovrò rivedere con il mio allenatore e tutti quanti.
Sì, anch'io giocherò il torneo a Vicenza e poi devo fare i playoff di Serie A, quindi probabilmente mi fermerò una settimana e giocherò un future e poi riprenderò tutti i challenger che ci sono in Italia sulla terra.